Mercoledì Santo, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ieri ascoltavamo il tradimento di Giuda secondo la versione del Vangelo di Giovanni. Oggi ascoltiamo il tradimento di Giuda nel Vangelo di Matteo. Ieri nel Vangelo di Giovanni, alla conclusione, si accennava anche a quello che sarebbe stato poi il rinnegamento di Pietro. Gesù, infatti, rispondendo a Pietro che diceva: «Io darò la vita per te», Gesù gli ricorda che l'avrebbe invece rinnegato. Oggi ci soffermiamo ancora su quello che è il tradimento di Giuda. Colpisce, penso, un po' tutti quando proprio Giuda chiede a Gesù: «Rabbì, sono forse io?» E Gesù gli risponde: «Tu l'hai detto». Si può amare veramente come si può amare per convenienza. A volte, anziché amare in modo smisurato, amiamo convenientemente. E dinanzi a questa pagina del Vangelo dobbiamo riflettere e chiederci tutti quanti: se sto amando per convenienza o per convinzione? A volte l'amore non conviene, ma è sempre meglio. Giuda non trova più convenienza in Gesù, per questo lo lascia. Quando Gesù dice ai suoi discepoli: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà». Vivere e amare per convenienza ci fa vivere una vita da inferno, perché all'inferno ci si ritrova sempre per ragionamento e calcolo, ma l'amore è una sovrabbondanza che eccede i ragionamenti e i meri calcoli.
Sarebbe brutto svegliarsi una mattina e dirsi: meglio non essere mai nati. Sono le parole che Gesù pronuncia nei riguardi del traditore. Eppure Gesù non ha amato per convenienza, ma ha amato e ama sempre per convinzione, perché in lui c'è solo amore, amore vero, non fatto di calcoli, ma un amore infinito. Dice Papa Francesco: a Gesù aprirci la strada alla vita eterna è costato tutto il suo sangue, e grazie a lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. Siamo ormai quasi vicini alla Santa Pasqua, che il nostro cuore, consegnato al Maestro, al Signore della vita, a Gesù, possa essere un cuore risanato, un cuore liberato da ogni forma di schiavitù, perché capace e libero di amare come Gesù ci ama e di amare in Gesù. Vi auguro una santa giornata, Dio vi benedica e vi abbraccio con affetto, fraternamente.